chiama Dichiarazioni d'amore, adesso andremo anche a vedere le motivazioni del titolo e tutto il resto. So che la maggior parte di voi l'ha già preso in mano, l'ha già visto, l'ha già aperto e direi che non so se la scelta è stata vostra, vi siete fatti consigliare, non ho idea, però è molto gradevole anche dal punto di vista, come dire, estetico. Noi sappiamo che i messaggi, purtroppo, non è solo il contenuto che arriva, ma per essere efficaci bisogna passare anche attraverso altre cose. E qua dentro veramente tra immagini, ci sono più di 200 immagini, ci sono ricette, ci sono tuoi consigli di ogni genere. Quindi è molto vario e io però ho dovuto, come dire, cercare di estrapolare una sintesi. Sicuramente non basta tutto questo libro per raccontare la tua vita, però una sintesi c'è. Intanto quello che io vorrei sottolineare, che è l'elemento, come dire, didattico, è che sei riuscita a trasformare la tua passione in, tra virgolette, lavoro, no? Ognuno di noi credo che abbia delle passioni, però la maggior parte di noi le relega a qualcosa di collaterale. In fondo, anche tu a 20 anni, quando il lavoro si trovava a quei tempi, avresti potuto cercarti un lavoro e fare il chitarrista. In realtà hai fatto una scelta completamente diversa e molto complicata, per cui è proprio, secondo me, un insegnamento anche per i giovani che leggono e ti seguono. E poi mi dirai se sei completamente d'accordo o meno. La seconda cosa è, a volte mi capita di trovare in poche parole la sintesi di un pensiero che avevo in testa da molto. Io che frequento molti musicisti, come sai, ho scelto questa frase che mi sembra li possa unire tutti quanti. E tu dici, dopo un bel concerto vado a dormire felice e mi risveglio disoccupato. E questa è una di quelle frasi che mi è rimasta impressa. Allora, prima di farti la mia prima domanda, ti chiedo un commento a queste due mie affermazioni. La prima, appunto, dicevi che ho avuto coraggio a non cercarmi un lavoro e a trasformare la mia passione in un lavoro, e si rifà anche a un passo del libro, non so se l'hai letto, che Certo. effettivamente tra le frasi famose che mi hanno che mi hanno detto in tutta la mia carriera, ce n'è, ecco, tra le frasi famose che mi hanno detto in tutta la mia carriera ce n'è una, vai bene, va bene, ce n'è una che è la più bella e che proviene dal Caffè Blu di Sanremo, dove un ragazzo nell'ultima fila mi ha urlato nel mio primo concerto che ho fatto, mi ha detto: cercati un lavoro! E diciamo, effettivamente quello è stato uno dei fondi che ho toccato, e in cui sono quei momenti in cui bisogna tirare fuori un po' Sì, non è molto tutte. motivante, insomma, no? Non è molto, ma però diciamo, ti dà una certa energia perché dici: no, non ci sto, cerco. E niente, e appunto il libro. La seconda domanda Era era. legata a quella tua frase, Sì, dopo un bel che. concerto vado a dormire felice, ma mi Ma risveglio sì, disoccupato. sì, questo è un altro aspetto che purtroppo stiamo vivendo anche adesso, in questo momento, perché dopo una vita spesa per intraprendere questa carriera nel mondo della musica indipendente, effettivamente ci si ritrova a ricominciare quasi da capo. E quindi sì, in questo momento stiamo proprio vivendo esattamente questo aspetto, anche con l'Acoustic Night, con tutti i nostri progetti. Ci sembra quasi di ritornare giovani quando eravamo all'inizio, perché tutte le promozioni devono essere fatte in maniera capillare, come se nessuno sapesse chi fossi, e perché, diciamo, questa diffidenza della gente, questo reset che c'è stato, ha veramente diciamo, premiato un pochettino quelli che hanno in mano i media, e chi non ha in mano una televisione o
è completamente, deve ricominciare. Però è un po' tutta la mia vita ed è quello che mi ha sempre dato l'energia per continuare. Quindi io adesso, finita questa presentazione, andrò a bere un aperitivo nel bar dove si potrebbe mettere una locandina, e finito l'aperitivo chiederò: mi scusi, io ci avrei la locandina dello spettacolo più bello del mondo. Lui mi guarderà con una faccia strana e io appenderò.